Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti al Mix Day. Io, per chi non mi conosce, sono Ludwig Vandalli, sono presidente dell'associazione. È un onore stanno avere così grandi ospiti al nostro tavolo e così tante persone. Solo per dare qualche numero, quest'anno solamente le scuole che ci hanno chiesto di partecipare ci hanno portato un totale di più di 500 studenti, più di 500 ragazzi. L'edizione più grossa del Mix Day che abbiamo mai fatto. Per noi è stato un lavoro faticoso, ma lo facciamo con grande piacere. Volevo ringraziare il Comune di Grosseto per aiutarci a organizzare le Mix Day, quindi abbiamo il vice sindaco Paolo Borghi, l'assessore all'innovazione Pace Crelli. Ringraziamo la CNA che ci aiuta come tutti gli anni a organizzare l'evento e chiaramente il Polo Universitario e l'Università di Siena che ci ospitano gratuitamente in questi locali. E tra l'altro penso che questa sia l'unica struttura che è in grado di ospitare così tante persone contemporaneamente in tutte queste sale. Sarà bellissimo. Di solito facciamo una grande sala con tutti gli studenti, tutte le persone che sono interessate ai nostri temi. Quest'anno abbiamo deciso di dividere le sale in modo che diamo, secondo me, molta più dignità agli interventi dei relatori che parlano di temi di rilevanza nazionale, quindi tutti, diciamo, una sala un po' più piccola e raccolta, le persone che sono interessate riescono a seguire molto meglio quello che dicono. E per i ragazzi abbiamo fatto delle sale separate, ognuno, diciamo, non proprio su richiesta, ma concordato con loro quali sono i temi di loro interesse. Quindi cerchiamo quest'anno con questa organizzazione di accontentare nel modo migliore possibile tutti, sia i cittadini che le scuole. Ricordo l'unica cosa che ricordo sempre, la nostra associazione è un'associazione culturale ma di volontariato, quindi tutte le persone che vedete nell'organizzazione, tutti i relatori, me compreso, tutte le persone che le ossa, il servizio di accoglienza, tutte le persone che mi hanno guidato, quindi i giorni scorsi ha lavorato per organizzarlo, e qui oggi nessuno riceve un compenso, lo fanno tutti a livello volontario. E per un'associazione insomma è un grandissimo lavoro, perché vi immaginate i costi che ci sono per noi per organizzare una cosa del genere. Quindi principalmente volevo ringraziare anche tutti coloro che ci danno una mano, perché oggi non è per niente facile mettere in piedi una struttura del genere. E anzi, in questi giorni, sia io che l'assessore siamo accorti di una cosa, spesso vengono dalla nostra associazione molti altre associazioni, enti o aziende. E ci fanno richieste proprio se noi fossimo una grande azienda, ci chiedono ma perché non fate questo, perché non fate quest'altro, perché non mettete a posto lì, perché non intervenite. A noi ci fa grande onore perché quasi si dimenticano tutti, visto il nostro lavoro, che siamo un'associazione culturale di volontà, insomma non siamo una grande azienda, non possiamo fare grandi cose, ma se così è, vuol dire che in questi anni il lavoro che abbiamo fatto, lo dico per tutti quelli che ci aiutano, mi fa piacere questo, vuol dire che il lavoro a fare come quello professionale di una grandissima azienda. Interverrò dopo e poi volevo invitare anche il prefetto e il vice sindaco, finito l'intervento, se fa piacere fare un piccolissimo giro per le sale, magari facciamo un bellissimo saluto ai ragazzi, se ci facciamo vedere da tutti, insomma, un saluto alle scuole. Vi ringrazio ancora e buon lavoro. Allora, io mi chiamo Giuseppe Nicosia, qualche grossetano mi conosce, essendo un avvocato che lavora anche qui, e ho avuto il piacere nell'incarico un pochino di guidare questa tavola rotonda. Prima di iniziare la tavola rotonda però, visto che l'amico è assessore, non so in quale delle due funzioni oggi è venuto qui, Paolo Borghi è venuto a portare anche i saluti del sindaco dell'amministrazione comunale, passerei a lui un istante la palla brevissimamente in modo che così poi iniziamo a lavorare e diremo delle cose molto interessanti anche per l'amministrazione comunale di Grosseto. Grazie. Grazie Giuseppe, allora, buongiorno e grazie a tutti. Io ho iniziato il mio incarico di assessore nel 2006 e nel 2006, peraltro, tra le prime iniziative che ho avuto modo nel mese di ottobre di quell'anno, proprio venne a portare il saluto dell'amministrazione per una giornata del Linux, che anche quel giorno, mi ricordo, si parlava, furono poste tante basi, tante iniziative interessanti. Oggi, a distanza davvero di 6 anni, tante cose sono state fatte. Io
sarò brevissimo, però ci terrei, Giuseppe, a dire proprio due cose. Noi oggi abbiamo, grazie a quelle iniziative, la nostra amministrazione ha cercato sempre di più di operare quindi sul software libero. Noi abbiamo creato, e il mio collega tra l'altro sta seguendo veramente bene, oggi abbiamo le determine, le delibere, i bilanci del comune, tutto online, tutto utilizzato attraverso programmi liberi con un risparmio per la pubblica amministrazione di costi significativo, e questa è la dimostrazione che con una squadra che ha voglia di misurarsi anche sulle prospettive e sui progetti è possibile portare avanti questi risultati. Noi ci vantiamo di avere all'interno dell'amministrazione un ufficio informatico molto valido, e da questo derivano i successi che siamo sentiti in questo campo, siamo riusciti a fare. Io vi devo ringraziare perché l'avvocato di Cosia, allora, è un po' modesto, ma è uno dei principali esperti a livello nazionale proprio sulle norme che regolano l'informatica e l'utilizzo del software. Quindi è una sicuramente delle persone più adatte per spiegarci cosa significa oggi interagire, penso, in internet, nella galassia virtuale, definiamola così, e questo è veramente, come dire, un'opportunità che vi invito, diciamo, ad utilizzare. Ringrazio il signor prefetto che è qui presente, il signor prefetto di Grosseto peraltro ci sta aiutando molto su tutti questi campi dell'innovazione, e lo ringrazio perché credo che sia per noi determinante e importante riuscire anche a migliorare ed efficientare la nostra macchina amministrativa. Noi, e chiudo, abbiamo le varie PEC, la posta elettronica certificata, bene, allora mi voglio dare anche uno stimolo, cerchiamo noi tutti i comuni, magari amministrazioni, di cercare di farla usare meglio e di farla utilizzare di più, ecco, proprio per eliminare tanti aspetti e tanti problemi. Quindi un grazie davvero all'associazione, a tutti i collaboratori che tanti risultati importanti hanno portato nella nostra città e nella nostra provincia. Grazie. Allora, io a questo punto entrerei nel vivo del nostro incontro, che voi sapete è intitolato La circolazione dei dati digitali e i rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Sembra un tema un pochino vagamente esoterico, un tema da iniziati, da espertoni, da smanettoni della pubblica amministrazione o privati. In realtà non è così. Si tratta semplicemente della realtà nella quale viviamo, perché oggi i dati circolano quasi esclusivamente in via digitale, sempre di più sarà così. I rapporti fra imprese, cittadini e pubblica amministrazione si svolgono per percorsi digitali e sarà sempre di più così. Quindi non è il futuro, è il presente. Ed è il presente che deve essere affrontato quotidianamente e con competenza, nel senso che ormai nessuno può più pensare di trascurare questa realtà, non nella pubblica amministrazione ma nemmeno fra i cittadini. Faccio un esempio banalissimo: l'altro giorno c'è stata una mia cliente che mi ha telefonato e mi ha detto: avvocato, ho controllato la sinistra bank e ho scoperto che mi sono arrivati dei messaggi urgenti. Fra questi c'era l'invito a presenziare in un fallimento. Ho detto: ma guardi, a parte che il termine ormai è trascorso, ma se lei la controlla una volta ogni 6 mesi, questo problema non si risolve. Voi capite quindi qual è la rilevanza di questi elementi, di queste problematiche. Ancora di più per la pubblica amministrazione, che si trova a gestire improvvisamente e in maniera delle volte spesso non sincrona e disassata tutta una serie di problematiche di comunicazione che sono gravissime, importantissime, rilevantissime, e spesso con la necessità di far compiere questo salto di qualità al personale che deve gestire proprio questi flussi comunicativi. Ecco quindi un pochino le tematiche che andremo ad esaminare.
Cosa c'entra Linux Day con tutto questo? Ma direi che se Linux Day è un giorno, come è nella tradizione poi nostra, di Grosseto, nella quale riflettiamo su libertà fondamentali, anche la libertà del software non è altro che un riflesso di quello che sono libertà fondamentali, e quindi libertà di circolazione di idee, di creazione, di interazione in maniera positiva fra persone, enti, soggetti dell'ordinamento, beh, direi che non c'è nulla forse di più nel cuore della nostra associazione e delle tematiche che affrontiamo. Iniziamo quindi questo percorso e do immediatamente la parola al prefetto di Grosseto, segnalo che Sua Eccellenza, tra l'altro, è per nostra fortuna, io lo so detto qualche giorno fa, mi perdonerà, un vero esperto del settore, quindi siamo doppiamente fortunati. Perché è venuto oggi? Ma perché a questo punto sappiamo già che dovrà rassegnarsi, lo interpelleremo altre volte, lo inviteremo altre volte a fare con noi delle riflessioni anche in altri settori. Un'ultima cosa aggiungo ai saluti, anche ai saluti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, che mi ha delegato nella persona del Presidente, l'Avvocato Bonacchi, che purtroppo non può essere presente oggi per impegni personali, ma che insomma ha manifestato l'interesse della nostra categoria anche a un evento come questo. Allora. No, innanzitutto non è vero che sono un esperto del settore, semplicemente nel lavoro quotidiano che le istituzioni fanno, naturalmente da un po' di anni occorre necessariamente confrontarsi anche con questi temi, quindi lo sforzo non è certo quello di diventare degli esperti, magari dalla cultura di riferimento al quale sono cresciuto io, non prevedeva questo aspetto, ma invece di svolgere il proprio lavoro cercando di stare un pochino al passo con i tempi, diciamo così. Allora io ringrazio ovviamente l'associazione, voglio dire che appunto ho conosciuto per modo di questa iniziativa qualche giorno fa e ho trovato veramente un grande e meritevole impegno. Sono sicuro che sul territorio di Grosseto questa scossa culturale, questa attività riesce a dare e porterà dei risultati. Il titolo è impegnativo, credo, che ti aspetta oggi, no? La circolazione dei dati digitali e i rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. E quindi io non mi voglio addentrare nella complessità di questo titolo, appunto che è un grande contenitore, ma vorrei dire, per essere molto breve, che in fondo due termini rappresentano un po' il confine di tutto questo discorso. Da un lato, almeno dal mio punto di vista, da un lato la parola modernizzazione, che io preferisco alla parola innovazione. La parola innovazione è molto suggestiva perché ci dà l'idea di essere culturalmente avanzati. In realtà chi conosce il mondo pubblico sa che la situazione generale, diciamo, del nostro paese, che si tratta di affrontare un vero e proprio processo di modernizzazione di tutti gli apparati tecnici, per modernizzazione e innovazione possono essere considerati anche dei sinonimi, ci danno comunque bene l'idea del grande lavoro che bisogna fare. L'altro termine, l'altro confine di questo grande tema è la parola democrazia. La parola democrazia, che potremo anche qui cercare di coniugare con un sinonimo, che è la parola partecipazione, e quindi noi la sfida di questo enorme lavoro è quello di mettere in campo la capacità di modernizzare la cultura pubblica e anche la cultura privata in un contesto che garantisca la democrazia e la partecipazione. Ora, se noi dobbiamo modernizzare gli apparati pubblici, gli apparati privati, possiamo anche cercare di distinguere un profilo interno di questo lavoro, no? E nella pubblica amministrazione, l'accennava poco fa il vice sindaco, anche del lavoro che è stato fatto a Grosseto, il profilo interno significa semplificare i rapporti fra i diversi uffici e i diversi interlocutori della pubblica amministrazione, utilizzando appieno e nel modo corretto tutto ciò che le attuali tecnologie mettono a disposizione.
potremmo fare tanti esempi, certamente la PEC è uno di questi esempi, ma ce ne sono tanti altri realizzati un po' in giro di tutta l'Italia, per esempio il timbro digitale per quanto riguarda il lavoro delle anagrafi e quindi la possibilità, io personalmente ho avuto modo di realizzarlo recentemente con il precedente incarico di Lombardia, la possibilità di un cittadino di stamparsi da casa, ma anche da New York se vuole, tutti i suoi certificati anagrafici e tutte le iniziative che vanno in questo campo di condivisione dei dati, che è una parola molto bella da pronunciare ma molto difficile da realizzare, perché tutte le amministrazioni sono gelose dei dati che custodiscono, in modo di semplificare i procedimenti, renderli più snelli, ma soprattutto io vorrei porre l'accento sul grande valore aggiunto che questi processi danno, che è quello della certezza del diritto, della certezza amministrativa dei dati che vengono trattati. Chiunque di noi sa che per tanti anni, per secoli forse, da quando esiste la pubblica amministrazione, uno dei problemi era sempre quello di rinvenire la storia dei vari dossier, delle varie trattazioni che la pubblica amministrazione destina. Beh, una delle cose che è sicuramente più sorprendenti nella informatizzazione delle procedure è il fatto che noi, dal primo momento in cui un fascicolo elettronico nasce o un protocollo informatico viene visto su una istanza di un cittadino, siamo certi che noi potremmo avere tutta la storia di quella trattazione senza alcuna possibilità che questa documentazione subisca, diciamo, delle perdite durante la sua trattazione. Mi sembra questo un valore aggiunto non da poco in termini di modernizzazione. Poi c'è un profilo esterno di questo processo di modernizzazione, che è il profilo invece che riguarda il rapporto con il cittadino. Allora qui è chiaro che il primo concetto che viene alla luce, ma non come concetto teorico, bensì come concreto risultato di quello che noi possiamo fare, è il concetto di trasparenza, perché avere un rapporto con il cittadino che utilizza delle procedure aperte di trattazione dei dati consente appunto di realizzare questo tanto agognato principio di trasparenza che nel nostro ordinamento giuridico è stato introdotto con la famosa e innovativa, diciamo, lo era da innovativa, lo era da subito, ma la legge 241 del 1990, sono passati 22 anni, innovativa lo era da subito, ma in pratica quelle piccole perle di saggezza che metteva questa legge, responsabile del procedimento, il potere di accesso, tutte queste cose qui hanno avuto bisogno di un sacco di tempo e forse ancora si può considerare non completato, no, il processo di piena realizzazione di quella legge. Dicevo che sull'altro confine della parola modernizzazione e innovazione c'è la parola democrazia e la parola partecipazione. Questo perché l'utilizzo delle procedure informatiche semplificate improntate alla trasparenza è un elemento che favorisce la partecipazione. Per spiegare questo vorrei praticamente ricorrere a un paradigma che ai perfetti è molto vicino, no? Perché rappresenta un po' il core business dell'attività che i prefetti fanno sul territorio, oltre a quello principale che è di rappresentare il governo, di rappresentare lo Stato sul territorio, e che è la sicurezza, il paradigma della sicurezza. Credo che negli ultimi tempi, almeno da un decennio, a livello teorico si sta affrontando la problematica di considerare tutti i temi connessi alla sicurezza come un tema iscritto nei diritti di libertà del cittadino. È un bel passaggio teorico, no? Perché voi sapete, tutti quanti quelli che hanno studiato questi argomenti sanno che per tanti anni il paradigma della sicurezza e il paradigma della libertà erano due paradigmi che erano in qualche modo dei vasi comunicanti che agivano opposti, cioè più aumentava la visione securitaria dei problemi
e più diminuiva la sfera dei diritti di libertà dei cittadini. Cosa è successo in questo caso? È successo che i costituzionalisti più attenti, ma soprattutto le evoluzioni che ci sono state anche a livello dell'Unione Europea, perché il progetto di Costituzione Europea, per chi più ha avuto modo di studiarlo, poi trasformato nel Trattato di Lisbona, recava proprio la sicurezza dei diritti di libertà dei cittadini, sull'assunto che essendo inserito nella categoria dei diritti di libertà, non potevamo mai pensare che l'esercizio di altri diritti costituzionali potesse diminuire l'esercizio, perché la sicurezza non viene vista in questa prospettiva come un diritto, una sfera dello Stato apparato, ma come un bene dello Stato comunità, di tutti i cittadini. Quindi essendo un bene dello Stato comunità che appartiene ai cittadini, non può essere in contrapposizione ai diritti dei cittadini. È chiaro che non essere in contrapposizione non vuol dire che i cittadini non accettino delle limitazioni all'esercizio di altri diritti per garantire la sicurezza. Se noi andiamo all'aeroporto, quando andiamo all'aeroporto volentieri ci sottoponiamo, magari volentieri no perché ci fa perdere tempo, però volentieri passiamo sotto i vari apparati che servono per controllare che non abbiamo addosso bombe o armi, perché noi stessi se andiamo sull'aereo vogliamo essere sicuri che non ci sappia qualche malintenzionato che ci fa saltare per aria. Ecco, in quel momento noi accettiamo la limitazione del diritto di libertà, che è quello di non essere perquisiti per salire su un aereo, in virtù di una sicurezza che condividiamo come bene di tutti i cittadini. E le tecnologie nel campo della sicurezza, ci sono due profili che io ve li dirò molto brevemente, che sono interessanti, ma magari per chi di voi è interessato possono essere anche degli spunti di approfondimento di questi temi. Due profili sulla sicurezza interessanti. Il primo è quello appunto di considerare le tensioni che l'esercizio delle tecnologie applicate alla sicurezza comporta sui diritti di libertà. Adesso non ho tempo di soffermarmi a pensare ai sistemi di videosorveglianza, ad esempio. Lo dicevo l'altro giorno ai promotori di questa iniziativa, che qualche anno fa mi capitava di assistere all'inaugurazione, alla presentazione della relazione del garante della privacy, il quale diceva molto abbondantemente, parlava della situazione della Gran Bretagna. Questa cosa mi colpì molto perché poi l'ho approfondita. La Gran Bretagna culla del concetto di privacy, lo dicono loro, che non privacy, lo dicono gli americani, tale che prevede nel diritto penale di common law anche il reato di molestie per la semplice sguardo insistente, no? C'è tanta letteratura su questo, è il paese più video sorvegliato al mondo, no? Tant'è che si dice che appunto anche se uno fa la passeggiata dell'iPhone, cioè nel posto più remoto, probabilmente c'è una telecamera che lo sta inquadrando in quel momento. Però come mai queste due visioni non sono entrate in conflitto in maniera quantomeno maggioritaria? C'è anche in Gran Bretagna qualcuno che la contesta, ovviamente, la videosorveglianza così massiva. Non sono entrati in contrasto perché c'è il tema della fiducia istituzionale, tradizionale, della cultura anglosassone, cioè l'idea che quella telecamera viene usata dello scopo per cui è stata messa in un determinato posto, è quello che regge la fiducia dei cittadini. La prova poi le istituzioni la devono dare, e ricordavo appunto ai promotori dell'associazione che tutti noi siamo rimasti stupiti quando a luglio del 2005 ci sono stati gli attentati a Londra nella metropolitana, e praticamente dopo due ore abbiamo messo sulle TV satellitari le immagini degli attentatori ripresi sugli autobus all'ingresso della metropolitana, che hanno consentito in poche settimane alle forze dell'ordine inglesi di ottenere la cattura delle persone che erano state promotori di quegli attentati. Però c'è anche un altro aspetto che riguarda la sicurezza. Giorni fa, in un convegno interessante che si è svolto alla Camera dei Deputati, ne parlava il prefetto di Torino e la definiva come il profilo della sicurezza 2.0, no?
e cioè il fatto che oramai voi sapete che le aggregazioni, anche quelle diciamo negative, non soltanto quelle positive, avvengono attraverso internet, no? Organizzazione anche di fatti violenti, non mi riferisco soltanto al terrorismo internazionale, che notoriamente diciamo, utilizza la rete anche per organizzare a livello globale i suoi eventi, anche altri tipi di problemi che ci possono essere nella sicurezza dei cittadini possono essere in qualche modo resi agevolati dall'utilizzo quindi della rete, quindi dell'informatica, e quindi gli apparati dello Stato devono essere al passo con i tempi se vogliono garantire ai cittadini la sicurezza di cui i cittadini sono i proprietari, ovviamente, e con tutti i controlli e le garanzie che questi sistemi di democrazia devono avere. Vorrei ancora segnalare un'ultima cosa prima di dirvi qualche parola su un decreto legge che è stato fatto qualche giorno fa e che forse credo se ne parlerà anche nelle iniziative di questi giorni, perché era da tanto tempo atteso il decreto legge sull'agenda digitale che appunto ha preso il nome di crescita 2.0. L'ultima cosa che vi volevo dire è che bisogna stare attenti, voi soprattutto che siate degli addetti ai lavori e delle persone interessate a questi temi, anche a non enfatizzare il tema delle tecnologie e dell'informatizzazione, proprio alla luce della parola democrazia che è il secondo confine che volevo mettere. Perché oggi noi ci dobbiamo confrontare anche con il tema della alfabetizzazione informatica, ma anche delle persone che probabilmente non arrivano nella loro lasso generazionale di vita ad essere delle persone alfabetizzate, e cioè da tutte quelle persone che rimangono fatalmente escluse dai processi che in questo momento stanno innovando. E allora proprio in virtù di questa parola democrazia dobbiamo stare attenti a considerare quando prendiamo le misure legislative, le misure amministrative, che ci sono fasce di cittadini che non accedono ancora e non accederanno probabilmente, chiaramente mi riferisco soprattutto agli anziani, a queste modalità, e queste persone non possono essere abbandonate in un mondo che non solo a livello dato ma anche culturalmente riemargina, e quindi le istituzioni hanno il dovere di considerare anche questo aspetto. Insomma, ne parlavamo l'altro giorno quando si dice, no, che tutto deve essere tracciabile, le elezioni devono essere fatte tramite i sistemi, però noi dobbiamo sempre pensare che ci stanno tanti piccoli paesi con tanti anziani che vivono da soli, tante persone che non hanno accesso a questi sistemi e che non devono essere escluse, nemmeno dal punto di vista culturale, ma soltanto dal punto di vista pratico. Allora, qualche giorno fa, 4 ottobre, è stato presentato questo decreto legge, Crescita 2.0, che recepisce, voglio darvi questa informazione perché mi è passata brevissimo, i principi dell'agenda digitale europea che il nostro paese ha tardato molto tempo a recepire, e oggi praticamente viene dichiarata l'innovazione e la modernizzazione addirittura come un fattore di crescita strutturale del paese, quindi pensate quanto è importante l'investimento che determina soprattutto il rafforzamento della competitività delle imprese in questo settore. Investimento che viene valutato dal governo in 750 milioni di euro, naturalmente i primi commentatori hanno subito evidenziato che la vera sfida non sarà quella di aver fatto le norme, ma di concretizzare realmente questo processo, e afferma soprattutto dei principi che sono molto cari sicuramente ai componenti dell'associazione che da tanto tempo sicuramente si battono per l'abbattimento del digital divide. Questi 750 milioni sono investiti per questo. Per la prima volta nella normativa italiana viene messo il concetto di open data, cioè del fatto che tutti i dati della pubblica amministrazione devono essere accessibili e riutilizzabili da parte dei cittadini, è un concetto questo importantissimo, e soprattutto gli investimenti servono per colmare da un lato un deficit strutturale del nostro paese che lo colloca al 29° posto, questi sono dati recentemente alla fine di settembre resi noti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per
la disponibilità di banda larga sul territorio, quindi 29 considerate le reti occidentali, stiamo in coda su questo tema, e poi soprattutto consentirà, come ha evidenziato sempre una ricerca pubblicata veramente una settimana da fa dal Politecnico di Milano, ove messo a regime il sistema di questo decreto legge, un risparmio di 20 miliardi di euro e una maggiore entrata di 5 miliardi di euro che, entrando a regime il sistema dell'agenda digitale europea, potrebbe già addirittura nell'arco di un anno realizzare questo risparmio di spesa e questo aumento di entrate che influirebbe, ancora vi voglio dare questi numeri, perché sono studi seri fatti dal Politecnico di Milano, per un punto e mezzo di PIL e un risparmio di 2.000 euro all'anno per ogni famiglia. Ecco, questa è la sfida, ma le aziende che si occupano di information e communication technology nel nostro paese sono in crisi, come tutto il sistema, hanno una perdita di quasi il 4% nell'ultimo anno di produttività, e allora le incognite, e questo che concludo su questo, di attuazione di tutto questo piano, sanno a mettere in moto questo processo virtuoso, da un lato diciamo di riattivare questo settore anche diciamo crisi della nostra industria, e dall'altro favorire appunto questo risparmio. Vedete, voglio chiudere con questa affermazione, ne parlavo poco fa con il vice sindaco o con qualcun altro. Bisognerebbe in queste fasi di crisi distinguere bene gli investimenti in to cure dagli investimenti che invece già erano in crisi. A volte che cosa succede? Parlavo con un avvocato di Stato, qua ci sono molti giuristi, quindi mi permetto questa cosa. Gli avvocati dello Stato, come tanti appartenenti alle pubbliche istituzioni, stanno in crisi perché non hanno gli assistenti, non hanno persone con le quali lavorare. Questo cosa comporta? Che un avvocato che ogni giorno riceve 10 trattazioni, se le deve scrivere da solo, tutti gli atti, si deve scrivere le comparse da solo, e non riesce a presenziare a tutte le udienze alle quali deve presenziare. Allora dovrebbe assumere, con l'autorità dello Stato, 30 archivisti in più, però non ci sono i soldi per assumere 30 archivisti. Però qualcuno si è divertito a fare una statistica e a vedere quanti soldi lo Stato ha perso per tutte le udienze dove gli avvocati dello Stato non sono voluti andare, per i motivi che dicevo adesso, e magari lo Stato non ha potuto ottenere dei risarcimenti. E io non voglio fare i numeri, ma vi dico che è macroscopica questa differenza. Allora, converrebbe investire nella sua delle 30 persone, perché sarebbe un investimento produttivo. Converrebbe investire nell'informatizzazione, perché genererebbe una enorme vantaggio in termini di risparmio. Speriamo che questo nostro paese, che adesso finalmente ha fatto questo passo a livello legislativo, sia in grado anche di percorrere questa strada virtuosa. Grazie, scusate se mi sono dilungato un po' troppo. Io direi che insomma, non sia assolutamente dilungato, anzi più che sdoppiato mi è sembrato un bel aperitivo, nel senso che ci ha fatto venire fame di discutere di certe tematiche che lei ha toccato, il problema innovazione e democrazia partecipativa, problematiche legate all'accesso, qualcuno parla per esempio di nuovo digital divide, no? Soprattutto con possibilità di accesso o di esclusione di intere fasce della popolazione. Il problema degli open data, il termine, o almeno dovrebbe essere il termine, di un lungo concorso iniziato tanti anni fa. Ecco, io credo che sono state indicate e messe all'attenzione di tutti delle problematiche secondo me vitali su questo profilo. Per una questione di organizzativa io mi permetterei di proporre che se qualcuno ha domande, interventi su questo discorso che ci ha proposto
queste provocazioni, mi permetta anche prefetto Valentini, forse è qui il momento di intervenire, di dir la vostra, come si dice. C'è qualcuno? Tanto poi avremo anche spazio, che anche le altre relazioni saranno sostanziose, quindi si potrà magari ricollegare le argomentazioni. Io avrei da fare una domanda soltanto al prefetto. Qual è il grado, vorrei conoscere qual è il grado di interazione con le nuove tecnologie della sua pubblica amministrazione, cioè quella che lui ben conosce. Perché purtroppo ci sono pubbliche amministrazioni che addirittura o non hanno, faccio un esempio, la PEC, o non sanno di averla, che è ancora, secondo me, peggio. Ora, so che il circuito delle prefetture lavora a un altro livello, mi piacerebbe un attimino chiederle nel suo settore qual è, per esempio, il percorso che state facendo. La cosa che conta è che più che quello che concretamente c'è, però adesso vi do, è quello che c'è comunque sicuramente usare l'ambito delle prefetture, della rete delle prefetture, non a caso dico la rete delle prefetture, perché le prefetture contano quanto su una rete sul territorio, e il Ministero dell'Interno ha una grande attenzione a questo tema. Devo dire che la crisi economica ha dato una spinta anche a questo, per cui per esempio noi abbiamo stato a livello nazionale il divieto assoluto di utilizzare la posta ordinaria, però purtroppo invece dobbiamo sollecitare i comuni sul territorio, perché i comuni invece sono molto meno sensibili all'utilizzo della posta elettronica certificata, anche non certificata, perché non sempre è necessario utilizzare la posta certificata. Il Stato dell'Interno, voi sapete che ha una tradizione che di sensibilità a questi temi, perché gestisce due cose da tanti anni che sono quasi vitali, no, per la vita delle istituzioni. Uno sono le elezioni avvengono, sono gestite a tutti i livelli, a livello nazionale, a livello locale, dal centro di elaborazione dati elettorale del Ministero dell'Interno, che quindi da tanti anni garantisce questo servizio. E poi un altro centro della protezione dati di vitale importanza per la vita delle istituzioni, che è gestito dal Ministero dell'Interno, è quello del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Quando una macchina della polizia, una volante, ferma una persona e deve conoscere i dati su quella persona, questa avviene attraverso un collegamento con una banca dati. Quindi c'è una tradizione, in virtù del lavoro che il Ministero dell'Interno fa, di utilizzo di queste tecnologie molto alto. Però c'è anche un altro tema che accennava all'inizio, che è quello del rapporto con gli enti locali, perché il rapporto con gli enti locali è anche il tema storico dell'attività istituzionale del Ministero dell'Interno. E noi ci stiamo in questo campo portando avanti molte iniziative nell'ultimo periodo. Io prima accennavo al titolo digitale, ma anche alla posta elettronica. Ci sono molte resistenze su questo, tant'è che abbiamo dovuto fare anche un estratto, appunto, come appunto vietare, no, la corrispondenza fatta in sistemi diversi, tranne quando bisogna fare delle notifiche che chiaramente hanno un regime diverso. Però onestamente c'è ancora molto da fare su questo punto, e credo che molto si deve puntare sulla formazione, anche sull'autoformazione delle persone che lavorano, perché il tema è fondamentalmente un tema culturale. Grazie, allora se non ci sono altre domande o interventi, io ringrazierei nuovamente il prefetto di Grosseto, che purtroppo deve lasciarci, e oggi, ma ritorno lunedì, con l'occasione però farei un attimino una pausa nel nostro percorso in questa tavola rotonda per una cosa che sta a me personalmente molto a cuore. Credo che la memoria sia una cosa importante, noi abbiamo una tradizione nel Linux Day, che è quella di ricordare, dando un premio che è stato inventato da noi, non è il premio Oscar, non è il primo Nobel,
a persone che hanno un po', diciamo, segnato il percorso della nostra città, soprattutto nel settore dell'informatica e della tecnologia. Questo perché Grosseto è una piccola città, però spesso noi non ricordiamo bene le cose come si svolgono, non abbiamo la possibilità di conoscere. Quindi ecco, io faccio una pausa e passo la parola al nostro presidente per questa premiazione, alla quale, come dicevo, tengo molto, perché tra l'altro il nominativo è stato personalmente da me sponsorizzato, per quello che possa valere, insomma. Ma è un momento importante. Grazie Giuseppe. È una tradizione della nostra associazione ogni anno durante il Linux Day consegnare quello che noi chiamiamo il premio Bullet Walk per la città. Come ha detto Giuseppe, questo premio comprende tantissime cose. Per esempio, negli anni scorsi sono state persone che hanno fatto più grande la nostra città in Italia e nel mondo nel campo dell'ICT, altre volte persone che da fuori hanno fatto cose importanti nella nostra città. Quest'anno anche se il personaggio che premiamo è molto giovane, però comunque è un premio alla carriera, diciamo, per tutto quello che ha fatto. Lui è stato il primo dirigente dei servizi informatici del comune di Grosseto. È colui che li ha proprio creati, li ha plasmati, e per chi non lo sa, i servizi informatici del comune di Grosseto negli anni hanno fatto tantissime cose. Tante cose importanti a livello nazionale. Pensate che negli anni 80, prima, negli anni 70, dall'Università di Milano, da Torino, da vari nuovi tecnici venivano qui a Grosseto, pullman di persone, non sapevano come raccoglierle tutte insieme, per capire come erano state sviluppate alcuni tipi di procedure, per quanto erano stati rivoluzionari. Ma non solo. Io, vabbè, chi lo sa, io lavoro in un'azienda che si chiama Spring, ma abbiamo principalmente dei servizi informatici nel comune di Grosseto, e i dirigenti di ora, quello precedente, tutti quelli che sono succeduti mi hanno sempre detto una cosa, mi hanno detto: guarda, il metodo fino a pochi secondi fa era qui anche responsabile di attuare dei servizi informatici, e mi hanno sempre detto una cosa, mi hanno detto: guarda, il lavoro che facciamo oggi, pensate, insomma, nel 2000, nel 2010, nel 2012, è il lavoro che ha impostato questa persona tanti anni fa, e noi continuiamo il suo metodo di lavoro. E lui è in difficoltà ancora, e abbiamo l'onore di avere il piacere di altro che con noi. Il premio lo consegnerà l'assessore Luca Ceccanelli. È un premio simbolico, è un premio di amicizia, anche che fa piacere condividere con le persone che hanno fatto parte e hanno aiutato l'informatica, soprattutto l'informatica libera, che siamo sotto il libro della nostra città. Sì, allora, io vorrei sottolineare, prima di chiamare il merito, che siamo in un momento di veramente di svolta, un momento particolare in cui anche la politica deve interrogarsi su alcuni temi di fondamentale importanza. Innanzitutto dobbiamo dire in maniera chiara e improcabile che questo è un paese che deve dotarsi di un'agenda digitale decente. Solo la Grecia sta messa peggio di noi, e questo la dice tutta. Se non vogliamo che quello sia il nostro percorso, dobbiamo veramente dotarci di un'agenda digitale decente. Questo significa, ed è stranissimo, nel 2012, banda larga, ci doveva pensare forse 20 anni fa, significa dare nuove opportunità alle start-up, creare un tessuto quindi imprenditoriale innovativo, e queste cose le dobbiamo fare urgentemente. Significa che dobbiamo dare fiato a quelle che sono le smart cities, quindi questo significa avere anche qui infrastrutture di rete, significa avere infrastrutture efficienti dal punto di vista energetico, significa avere servizi innovativi che rendano anche la città più inclusiva. Altra sfida importantissima è quella della partecipazione cosiddetta liquida, quindi dare un'opportunità ai cittadini di esprimersi direttamente su alcuni temi, è molto importante e richiede un grande sforzo per far sì che questo vada insieme a quello che è il nostro assetto costituzionale, perché non dimentichiamoci, quando si parla di partecipazione liquida, in realtà la nostra Costituzione dice un'altra cosa, perché ci sono dei partiti, ci sono delle istituzioni in cui si fa sintesi, altrimenti rischiamo di avere partecipazione solo su temi che riguardano il cittadino da vicino, abbiamo quindi una federazione di microinteressi, non si riesce a fare sistema, non si riesce a fare sintesi, e questo è molto importante non dimenticarcelo. I nostri padri costituenti l'hanno fatta 60 anni fa, ma non l'hanno visto veramente lungo. In tutto questo il software libero è molto molto importante, è un ruolo centrale perché garantisce non solo economicità ma anche trasparenza, e anche un sostrato etico che non possiamo assolutamente sottostimare. Dico tutte queste cose perché dietro a queste cose ci sono persone,
persone che, come avevo detto, le varie costituenti, vale per anche per persone che hanno investito nella tecnologia quando la tecnologia era considerata qualcosa di esotico, ma veramente esotico. E ci sono persone che hanno fatto veramente della loro vita un percorso che aveva visto lontano, aveva visto lungo, aveva visto la tecnologia appunto come uno strumento potente per raggiungere questi obiettivi che ci siamo detti. E sicuramente Benefico è uno di questi, e ho veramente un grande piacere di poter consegnare io il premio oggi a Benefico, perché l'ho conosciuto, l'ho apprezzato e posso dirvi veramente che è una di quelle persone che ha fatto grande l'informatica, ha fatto grande la nostra città. Una piccola nota tecnica prima di salutare il premio Benefico: l'hashtag della giornata è quinta, che è il video sito, se volete quindi aggiungete la vostra quinta. Chiamo qui ora Benefico, a cui consegno volentieri il premio, volete per la città, cuoso c'è tecnica. Racconto una cosa mentre fanno le foto. Io con una mia collega, Maria Cina, giornalista, abbiamo scritto un piccolo libro che racconta la storia di informatica a Grosseto. Poi devo regalare una cosa, facciamo. Allora, devi sapere, vi racconto un aneddoto, che negli anni 70 Benefico lavorava a Roma, per una grande società, e il CONI era in difficoltà perché non riusciva a fare un programma che in un tempo ragionevole, con un computer di quei tempi, riuscisse a preparare il calendario delle squadre di calcio, prima di Serie A, poi anche di Serie B, poi anche di campionati di basket, eccetera. Allora chiamarono lui, si mise a dire che c'è un programma eccezionale che hanno utilizzato per più di 20 anni addirittura per fare. Quindi che gli appassionati di calcio, di basket, si hanno visto i campionati, un pochino di merito e anche di Benefico. Grazie. Per precisare la cosa che diceva lui, non è stato così. Il calendario di calcio veniva fatto a mano e c'era una persona, così mi raccontava, che si chiudeva in una stanza da solo e ci impiegava circa un mese per farlo. E tirava fuori un calendario che poi non era quello che tutte le squadre apprezzavano. Per cui poi c'era la lotta interna, ma non c'era tempo per modificarlo, per farlo, perché il lavoro era troppo difficile, troppo lungo da far quadrare a mano. Così cercarono qualche cosa. E nel 1971, dentro l'incarico, attraverso la ditta per cui io lavoravo, che era Honeywell Information System, chiamarono prima un fisico che si intendeva di computer, e con i mezzi di allora, con le macchine di allora, con i tempi di lavorazione di allora, fece un programma in Fortran che dopo vari tentativi riuscì a tirare fuori un calendario. La cosa era del tutto inaccettabile, e allora il capocentro di allora disse: ma io ho tutte le conoscenze per quali sono i meccanismi che devono essere inseriti nel programma. E allora la ditta chiese a me se pensavo di poterlo realizzare. Io disse: non lo so assolutamente proprio, però ci provo, poi vedremo. E con i mezzi di allora, una macchina che era, cioè, lasciamo perdere, in Cobol, perché era il linguaggio che conoscevo e che si usava allora, feci questo programma. Dopo vari tentativi, questo programma riusciva a sfornare un calendario nel giro di un'ora e mezzo, in questi tempi qua. E non sempre, perché le condizioni potevano essere talmente stringenti che il calendario non veniva fuori. Alla fine, messo a punto nel modo migliore, però ecco, si riuscì a fare questo calendario. Per velocizzare il programma, l'unica cosa che potevo fare è spesso una parte dei bulletin in assemble, in modo di riuscire a ridurre i tempi, e comunque ci vogliono mesi. Questa è una cosa storica, la racconto più per la mia volta, perché poi in effetti il calendario era già fatto, e quando decidevano di dare una via sembrava che venisse fatto in pochi secondi, in realtà dietro c'era un... Io vi chiedo scusa, ti ho dato questa aneddota perché penso che possa farmi vedere un po'. È una cosa
diciamo che esula da questo dibattito che mi sembra molto più sostanzioso. Quello che posso dire è questo. Quando ho cominciato, non ti dico com'erano le macchine allora perché forse non capireste niente, posso dire che io ho lavorato, macchina già un po' più evoluta, ma mi è toccato lavorare con una macchina che aveva 4K di memoria e la memoria fatta con i numeri di ferrite, che credo che non si vedano, forse di musei da qualche parte. Allora l'informatica stava nascendo e credo questo sia anche un fatto positivo. Il comune di Grosseto ebbe la volontà di essere per primo, c'è una motivazione politica, altrimenti non avremmo potuto fare niente. E mi piace ricordare come del sindaco Finetti, l'assessore Ciuccioli e poi quello che prese in mano la questione da Porto in Fondo è il ragioniere Costini. Queste sono le tre persone. Fecero un concorso, io lo vinsi e fu ben felice di vincere perché potevo tornare in Grosseto, la mia città, e di lì abbiamo cominciato questo lavoro. Ora smetto perché voglio lasciare a voi la possibilità di fare un dibattito su cose che oggi sono molto più importanti. Io posso solo farvi un augurio, perché sono molto giovane, ma detto lui, ti lascio. Faccio un augurio per il futuro, perché effettivamente io vedo la differenza di cos'era l'informatica di una volta e che quello che è oggi. Veramente avessimo avuto allora la visione di una prima, questa è fatta scienza, non è fatta scienza in realtà. In questa realtà ha bisogno di basi solide su cui poi. Voglio fare anche un augurio a questa associazione che mi sembra che persegua un fine molto benemerito, come diceva anche il prefetto prima, c'è un bisogno di cultura distribuita. E quindi che esistano associazioni come queste che insegnano specialmente in modo gratuito e fanno avvicinare tutti all'informatica sia un fatto estremamente positivo. Quindi io vi faccio tanti auguri e ovviamente vi ringrazio molto anche per questo. Dei più. Aspetta, aspetta, solo un secondo. Abbiamo uno dei più grandi esperti al mondo di indagini digitali. Ti è mai capitato di fare un'indagine su una macchina con un differente? No, no, no. Difficoltà. Ma perfetto, solo un secondo, noi apprezziamo tantissimo le persone che si avvicinano agli anni della nostra associazione e quindi abbiamo pensato di consegnarle un attestato. Prego. Per la carica di socio onorario della nostra associazione. Beh, allora mi sembra che sia stato molto importante, io ringrazio perché ha spiegato che in definitiva la tecnologia non può essere svincolata dalle persone e se la tecnologia non è al servizio delle persone non è nulla. Allora ecco secondo me l'importanza di un premio dato a un uomo che ha fatto un certo percorso, ha testimoniato certe scelte, ma inserite in questo discorso. Passerei a questo punto la parola al nostro secondo relatore che è Nicola Landucci. Fresco, vorrei dire. Nicola Landucci è assessore all'innovazione amministrativa della provincia di Grosseto, di Pisa. Giochiamo sempre in casa poi con queste. Non sappiamo, cioè Pisa per ora, potrebbe essere Grosseto, o potrebbe essere Arezzo, se insomma, non sappiamo cosa succederà. È il coordinatore degli assessori all'innovazione delle province toscane e soprattutto è il presidente del Tostar.
come si dice, bando alle ciance, io lascerei spazio direttamente a lui. Gli ho tirato una ferratura perché gli avevo detto che probabilmente avevamo una videoproiezione, ma noi siamo molto più avanzati delle slide, siamo passati alle slide 3.0, cioè non qui. Bene, grazie. Sì, grazie, sì, ma sì. C'è un trucco, buongiorno, buongiorno a tutti, scuso del ritardo, ma siamo partiti con un tempo un po' preoccupante, poi strada facendo per fortuna si è aperto e quindi abbiamo potuto anche procedere con una velocità più appropriata, almeno per non arrivare a fine mattina. Come sapete, naturalmente Linux Day è una giornata che riguarda non solo Grosseto, evidentemente, come sappiamo bene, e io quindi mi scuso in partenza perché anche nella mia città è in corso in questo momento, ci siamo sentiti perché c'è proprio alle 10 iniziava un momento dedicato agli studenti e io scelgo di venire qui, però bisogna che poi rientri su Pisa perché oggi mi aspettano altri impegni proprio sempre legati ai musei, quindi ci tenevo a venire a Grosseto anche grazie alla cortese invito dell'assessore Ciccarelli, ma anche perché, come è stato detto, mi occupo di questa esperienza che è di carattere regionale, dunque insomma è importante che anche questa parte della nostra Toscana potesse essere presentata rapidamente quella che è l'esperienza di TOSSAB. Allora, che cos'è TOSSAB? Rapidamente ho preparato delle slide che potevano aiutare magari a focalizzare meglio, no? Anche visivamente un po' di cose, le dirò rapidamente. La sigla T sta naturalmente per Toscana, questo è evidente, OSS sta per software, open source software, no? E lab, laboratory, comunque è laboratorio. Quindi è il laboratorio toscano per la diffusione di una cultura, diciamo così, prima di tutto di una cultura legate ai software open source, cioè quelli a sorgente aperta, open source, traduzione diciamo diretta. A volte si usano i termini formato libero, non sono esattamente identici, ma insomma non vogliamo fare puristi, no, in questo contesto, e dunque ci intendiamo quando parliamo di open source, intendiamo esattamente tutti quei programmi, quei formati che non sono proprietari e che consentono un accesso libero. Perché parliamo di open source? Naturalmente parliamo oggi di open source nel 2012, quando parliamo di questo parliamo ormai spesso anche di prodotti maturi, tecnologie quindi stabili, ormai ben supportate, basta pensare a quanto open source c'è nei nostri oggetti di uso quotidiano, come può essere per esempio un cellulare. Pensiamo anche a soluzioni che hanno un costo totale più contenuto, sottolineo questo, più contenuto, perché open non è uguale a gratis o fritto, ma nel senso, no, di gratis, però il costo totale è sempre sicuramente più contenuto, poi soprattutto non c'è una dipendenza da un unico fornitore, per chi, non solo pubblica amministrazione, per un'impresa, sceglie queste soluzioni. È più semplice, diciamo, l'avvio anche di progetti. Quindi c'è un vantaggio competitivo sui costi e sui tempi, però ci sono anche, e quindi anche questo ha consentito un utilizzo sempre più ampio dell'open source, che si è accompagnato anche ad una produzione normativa a tanti livelli, comunitario, nazionale, regionale, non so se Fernanda poi dirà qualcosa meglio di sotto questo profilo, quindi lascio a lei
ma pensate soltanto alle ultimissime leggi come Security Italia, la scelta delle soluzioni open source non solo è, diciamo, ritenuta preferibile, ma adesso se una pubblica amministrazione non sceglie la soluzione open source deve motivare perché non lo fa. E quindi ecco, vedete che nel tempo, fino all'attualità di poche settimane fa, un paio di mesi fa, ecco, anche la normativa ha seguito questa maggiore, diciamo, propensione verso la soluzione open source. Tuttavia, se tutto questo c'è, potremmo dire che la cosa è risolta. Non è così, perché a volte, spesso, anzi devo dire, l'adozione di soluzioni open source segue un po' percorsi improvvisati, poco efficaci, e soprattutto c'è una scarsa consapevolezza su come affrontare le criticità o come sviluppare e sfruttare, potremmo dire, le opportunità. Ecco perché può essere utile un centro di competenza regionale, come vuole essere TOSLAB, che sia riferimento per le pubbliche amministrazioni e per le imprese, per creare quella consapevolezza, diciamo, che dicevo è utile, e quindi sostenere attività di ricerca, di sviluppo, di formazione, di promozione, di disseminazione, e favorire il dialogo tra, come si dice, la domanda e l'offerta, la domanda di innovazione, di ammodernamento della pubblica amministrazione, l'offerta di soluzioni open source da parte del sistema delle imprese, spesso medio piccolo, anzi micro, si potrebbe dire, che nel settore appunto dell'open source è particolarmente sviluppato. Rapidissimamente, come nasce nel 2008 questa esperienza per volontà della Regione Toscana intorno a un protocollo d'intesa che vede Regione Toscana, Provincia di Pisa e Università di Pisa come i soggetti istituzionali, il Polo Tecnologico di Navacca come soggetto attuatore. Si evolve poi in seguito in una forma piuttosto innovativa, che è quella di un'associazione, oggi è così, che mette insieme alcune aziende, piccole aziende, dicevo prima, che sviluppano, aziende ICT che sviluppano prodotti open source, però diciamo seppure di dimensioni piccole ma di qualità importante, perché spesso sono diciamo i riferimenti per prodotti particolarmente stabili e maturi in tanti campi, diciamo. Quindi aziende, Polo di Navacchio e alcuni enti locali, le associazioni di enti locali, quindi ANCI, UNCEM e UPI, alcuni comuni anche importanti come Massa, Prato, quelli sì, più significativi, la provincia di Pisa, naturalmente che lo era fin dalle origini. Quali sono gli obiettivi? L'ho già in buona parte detto, ma lo ridico, cioè diffondere per tutto la cultura dell'open source e dei formati liberi nella pubblica amministrazione, nelle imprese della Toscana, e aiutare la migrazione, come si dice, dai prodotti proprietari a quelli open source. Questo sul versante PA, sul versante impresa, aiutare a le imprese che ripeto sono spesso dimensioni medio-piccole, anzi più che medie, di adottare modelli di business che siano in grado di sostenere, diciamo, la loro attività imprenditoriale. Oggi se voi andate, non volevo farvi vedere, se andate in rete e andate per esempio a vedere la pagina della rete telematica della Regione Toscana o e Toscana, trovate riferimenti ai centri di competenza proprio a TOSLAB e anche informazioni più di dettaglio rispetto a quelle che vi ho appena detto. Le attività sono di diverso campo, io sottolineo solo, per non rubare poi troppo tempo, il filone, diciamo, formativo, l'avete capito, che è uno degli aspetti più importanti. Avete capito che nel tempo poi, naturalmente, come dicevo, il tema dell'open source si collega oggi in generale, diciamo, al tema dell'openness, no? Della, diciamo, in termini più generali dell'apertura non solo dei software ma anche
ma anche dei data o data che si voglia, ma anche dello sviluppo del cloud computing e quindi anche di forme nuove, no? Che anche in questo caso consentono l'utilizzo, perché qui il rapporto tra cloud computing e open è uno dei temi di grandissima attualità che abbiamo provato a affrontare in questo tempo, così come abbiamo provato, sottolineo solo questo, collegare, diciamo così, il sistema delle piccole aziende, imprese, open source per il nostro territorio regionale con il MEPA, che è il mercato elettronico della pubblica amministrazione, oggi un interlocutore obbligato per le PA che vogliono fare acquisti, e esiste anche un settore specifico, servizi open source, nel catalogo MEPA, che è poco conosciuto sia dalle pubbliche amministrazioni sia dalle imprese. Abbiamo stabilito una relazione con il MEPA proprio per sviluppare e far conoscere queste opportunità. Ci interessiamo anche di formazione di base, diciamo così, utilizzando il fondo sociale europeo e facendo anche dei progetti rivolti alle cittadine e cittadini che vogliono approcciarsi all'informatica, naturalmente utilizzando strumenti open. La differenza è che quando a fine corso basta dare delle indicazioni per andare, oppure un CD, e poi ciascuno può tranquillamente installarsi sul proprio computer di software che ha imparato a usare. Invece lo faccio con Word o con Excel o con prodotti proprietari, naturalmente se devo dire andate e compratevi il prodotto con la licenza. Questa è la naturale differenza. Cose che immagino siano note. Questo è un po' il tipo di attività, ecco, noi chiaramente non siamo una realtà robusta, ma collegati alla rete telematica della Regione Toscana nel contesto della Toscana, ci auguriamo che anche un'iniziativa come oggi, che ci ha consentito di farci conoscere, possa trovare